Allora, vi ringrazio ovviamente di nuovo per la presenza, ma penso che sia un momento molto importante per la nostra regione, perché il nostro refrain deve essere in questi 5 anni la sicurezza prima di tutto. Perché dico questo? Perché, come abbiamo detto in precedenza, nelle interviste che abbiamo appena realizzato, avviamo un piano di monitoraggio e di messa in sicurezza di ponti, gallerie e cavalcavia esistenti nelle strade regionali senza precedenti nelle Marche. Un piano unico, e dico questo perché agli uffici che vedete con i suoi dirigenti a fianco a me, ho chiesto un monitoraggio del recente passato delle opere d'arte della nostra regione. Se scorriamo le immagini e le schede che abbiamo alle spalle, oltre ai 5 milioni di euro di manutenzione di cui abbiamo parlato, notiamo anche le indicazioni di tutti i tratti di strada nella slide successiva. Di tutti i tratti di strade, vedete, sono ben 13 arterie che riguardano tutta la nostra regione, ad eccezione della provincia di Fermo, che non ha strade regionali. Proseguiamo nella prossima slide. Per circa 320 chilometri di strade. Su questi 320 chilometri di strade, voi sapete qual è stata la storia fino al 2001, ve l'abbiamo rappresentata, sono appartenute ad ANAS. Dal 2001 al 2017 la competenza è stata attribuita alle province e avete visto i problemi che subiscono e di cui sono state oggetto molte delle strade provinciali che percorriamo periodicamente. Nel 2017 sono state trasferite alla Regione Marche. Allora, insediatomi, ho chiesto agli uffici, alla dottoressa Montironi, all'ingegner, all'architetto Goffi, di farmi una dettagliata analisi di tutte le strade regionali. E è emerso che non avevamo schede e monitoraggio di ponti, cavalcheria e gallerie. È chiaro che una regione che punti alla sicurezza pensa subito ad avviare un grande monitoraggio, che è quello che stiamo avviando in queste ore con questi stanziamenti, di tutte le opere d'arte. Se andiamo avanti nella prossima slide, vediamo anche sui 319 chilometri di strade regionali quante sono le opere d'arte. 134 ponti, 5 gallerie e 4 cavalcavia. Nelle slide successive troviamo poi anche l'indicazione di ogni strada, per ogni strada, di ponti, viadotti e gallerie. Anche questo è importante, avere un censimento sempre presente di tutte le opere d'arte che insistono su ogni nostra singola arteria, con le indicazioni di tutte le caratteristiche. Poi le ritroverete nelle documenti che vi ovviamente consegneremo. Le fotografie che trovate di alcune gallerie, come quella sulla galleria sulla Val Nerina al chilometro 71 S100, è soltanto indicativa, non significa che in quelle opere d'arte abbiamo dei problemi, ma sono una delle opere d'arte più importanti che noi vogliamo subito monitorare e andare ad indagare, come ad esempio l'immagine successiva, il ponte sulla Apecchiese al chilometro 21 200. Vi ho già detto che per mi sembra 3 ponti abbiamo già la progettazione e abbiamo già dei finanziamenti per degli interventi. Infatti a questi 5 milioni di euro si aggiungono altri 17 milioni di euro di manutenzione straordinaria che abbiamo già assegnato ad ANAS e altri 5 milioni di euro per manutenzioni ordinarie. Quando notiamo sulle nostre strade una differenza sul manto stradale è perché la Regione Marche ha scelto in convenzione con ANAS di assegnare 8.000 euro più IVA a chilometro per la manutenzione di ognuna delle nostre strade regionali. Questo fa la differenza con tante altre strade provinciali e comunali sul territorio marchigiano. Vogliamo proseguire su questa strada,
Direi anche con prossimi interventi, non l'ho detto in precedenza, che andranno a sostegno di province e comuni per progetti di sicurezza stradale, ma ne parleremo più avanti perché sarà una legislatura questa di grandi investimenti in infrastrutture sulla sicurezza dei cittadini. Se non è stato fatto in passato, lo faremo noi oggi in una prospettiva che la mobilità deve essere sempre più sostenibile, ma deve essere anche sempre più sicura. Io vi ringrazio, se avete domande sono a vostra disposizione. Stiamo lavorando, abbiamo un incontro la prossima settimana proprio al Ministero, perché stiamo puntando ad un ulteriore accordo con il Ministero e Danas per il trasferimento di alcune strade che, secondo la visione di questo assessorato alle infrastrutture, hanno le caratteristiche per poter essere trasformate in strade statali. Beh, stiamo discutendo, sicuramente due hanno caratteristiche specchiate per essere strade statali, sto parlando della Pecchiese e dell'Arcioviese, però abbiamo l'intenzione anche di ragionare anche su altri tratti di viabilità che nel tempo potrebbero, anche con investimenti regionali, gli stessi che stiamo facendo in questo momento, essere ritenute di interesse nazionale. Più volte abbiamo parlato della Mezzina. La Mezzina è un'intervalliva sostanzialmente che unisce tutta una serie di strade statali a partire dalla 77 fino ad arrivare alla Salaria. Quindi è evidente una rilevanza di collegamento fra strade statali che rendono essa stessa una strada di classe superiore. Ovviamente questo potrà avvenire nelle interlocuzioni nel tempo, con le interlocuzioni con il Ministero e con ANAS. Alessandra Massi, in collegamento per l'ANSA, voleva fare una domanda. Sì, Alessandra, prego. Non la sentiamo? Sentiamo dei rumori. Sentiamo soltanto un rumore. Magari se non so se Salve. Salve. No, sono qui a computer, sono qui in stampa da tanto. C'è anche Ilaria Traditi che ce l'ha aperto, mi sembra. Ecco, adesso l'ha spento. Non sentiamo la domanda. Cato sta dicendo se non la vuole fare sul gruppo WhatsApp. Oppure non so se la può scrivere. Cioè sì. La può scrivere anche. Il microfono non mi sono le schiacciate. Non so se la può scrivere. Se ce la scrive, proviamo a. Scrivi qui. Io poi la leggo. O lì oppure anche nella chat del software della videoconferenza. Ah, ok. Posso dire che il consiglio non è iniziato nel frattempo. L'orario l'abbiamo scelto bene. Sta scrivendo la domanda. Sì, attendiamo. Allora, cosa pensa degli ennesimi disagi dell'A14 aggravati dall'incidente di ieri? Sì, dottoressa, ne parlavamo poco fa con alcuni suoi colleghi. Purtroppo ciò che è accaduto ieri, gravemente accaduto ieri, è la dimostrazione dei ritardi infrastrutturali di questa regione per quanto concerne il tratto autostradale del sud delle Marche. Stiamo scontando anche alcuni errori del passato sulla mancata realizzazione della terza corsia, sul non aver valutato delle alternative progettuali per la realizzazione della terza corsia, e anche i ritardi in lavori che noi ritenevamo improcrastinabili, ma improcrastinabili già nel passato, la messa in sicurezza delle nostre arterie fondamentali, tra cui l'autostrada A14.
ci sono stati incontri continui e periodici con Autostrade da quando ci siamo insediati, e il punto di caduta deve essere necessariamente la presentazione al più presto del progetto e delle alternative progettuali per la realizzazione della terza corsia. Considerando che siamo nel terzo millennio, è inaccettabile che sulle nostre strade accada ciò che sta accadendo, quello che sta accadendo. File chilometriche, incidenti che non sappiamo se siano dovute o meno ovviamente ai lavori, perché non lo possiamo dire o affermare sicuramente in questa sede, ma sappiamo che le Marche hanno bisogno della terza corsia anche nel sud della nostra regione. E questo deve essere l'obiettivo da raggiungere al più presto, e questo è l'obiettivo che abbiamo, ci siamo prefissati come una delle priorità nel nostro elenco di investimenti che abbiamo presentato al Ministero e ad Autostrade, con altre opere poi collaterali che sono necessarie per la sicurezza del transito sull'autostrada A14, abbiamo fatto dei sopralluoghi anche nelle settimane scorse. Se non ci sono altre domande. Domande non ne ho io, non vedo nessuno. Questo dettaglio lo condivise anche con loro. Benissimo, quindi hanno una panoramica, ve l'abbiamo voluta consegnare perché ho visto che in giro per la regione c'è molta difficoltà nel distinguere quali sono le strade regionali dalle altre strade. Questo perché vorremmo che tutte le strade poi avessero la stessa attenzione di quella che noi in questi 5 anni daremo alle strade regionali. Per fare questo, vi ho detto che vi sarà anche un secondo intervento che ora annunciamo, poi dettaglieremo nelle settimane prossime, a sostegno di comuni e province, perché compartecipiamo nella messa in sicurezza di quelle strade provinciali e comunali. Ovviamente come nostra consuetudine, come consuetudine di questa Giunta regionale, lo faremo con dei bandi per la massima trasparenza e correttezza e per creare una graduatoria di priorità. Grazie per la presenza.